Adesso, a chi tocca? Non si ingrugna. Cioè, a me fanno veramente schifo le popcorn. Però gli Oreo le amo. Cioè, gli Oreo sono i miei biscotti preferiti. Raga, Oreo ai popcorn. Però devo dire una cosa al signor Oreo, Oreo, come si chiama. Tu mi devi spiegare, no? Allora, voi fate queste confezioni qua, giusto? Ok. Una volta che poi le apre, fa la fine della merendina, poi della nonna, rimane nel pensile, se non ti mani tutti, si ammosciano e stanno poi di vecchio. È vero. Quindi fate le confezioni piccole. Cioè, quell'altro non sono ancora più grosse, non si mangia. Ti preoccupa, tocca se grugna. Non è il caso mio, che le mangiano una sera. Però qui c'è un appello per tutte le ragazze poverine magre che ne mangiano uno e fanno: oh mio Dio, sono sazia. Ok, vabbè, posso cazzeggiare. Andiamo alla sa. Oh, questo mi sembra più rimasto. No, io non lo prendo. Raga, però sa Provo di, odore, sa di vaniglia. Burro. Burro e vaniglia. Questo sa di Natale, cazzo. Sì, è proprio di Natale, Christmas cookie, raga. Vai, te ne do una. Voto per gli Oreo e popcorn is 5 3 e mezzo. Beh, però forse è vero, dovremmo di 3 perché le do 5. No, perché il sapore è buono, però non sa di popcorn. No, mi piace. Per quello. Cioè, se io devo comprare loro perché amo i popcorn e adoro la mia vita quando mangio popcorn, non li comprerei. Esatto. Io li sento. Mi senti popcorn? Lei sente i popcorn? Vabbè, però me ne piacciono, quindi 5. Cioè, due biscotti 150 calorie. Ma è davvero? Hello darkness, my friends. Hello darkness, my friends. Hello darkness, my friends. Andiamo avanti. Seguo io. Ok, vai. Qui. Voglio bere. Oddio mio, Arizona è quella marca famosa. Sì, che si te. Trova? Dov'è l'Arizona? No, monta larga. Però ti dico che ho assaggiato una volta a Milano. Ah. Non è Arizona. E com'era? A noi devo dire che non c'è mai entusiasmo. No, a me fa morire. Sai i gusti, magari questo è. Questo è il watermelon, fruit juice cocktails. No, va bene. Devi fermare watermelon. Watermelon. Chiari, apriamo. Odore. Cioè, ma questi ogni volta che assaggiano qualcosa cambiano di bicchiere. È molto amaro. No, infatti c'è una bella strada, ci sono rimasta proprio male. Questa è molto di cocomero. Vediamo, sono curiosa del colore. Oh, color rosa. Oddio, è bello. Raga, è buono. È vero. Non sai di che cosa sa? Di polaretti. Polaretti. Appena ti scorre giù. Poi quando fai tipo, quando deglutisci fai ti sale quella cosa un po' dolcina. Quindi devo fare Ok, proviamo. Dolcino, sì. No, raga, è pazzesco. È pazzesco. Voto, sunto finale. 5 2. Ma dai. Neanche, da noi 1,5. Infatti grazie che mi ci hai fatto pensare. Così è calda. Hai ragione però. Fredda, lo sai che buona. Pensiamo ad andare via a casa dall'accademia sudata. Hai ragione, caldata. Effettivamente 1,5 è troppo. 1. Dove va? Me ne vado. Sì, vado là che c'è il muro, capito? Ragazze, mancano solo 3 cose. Tocca a me. Ecco, logicamente ha preso le Pringles per Giulia. Pringles al cetriolino. No, ragazzi, io le adoro i cetriolini. E così abbiamo finito le nostre Pringles. Mamma mia. No. McDonald's, raga. Esatto. Raga, McDonald's. Esatto. Senza burger. Esatto. Io ne prendo 3. Perché prima ne ho assaggiate 2, mo 3. Sempre di più. 3. Ciao. Senti la sprita. No. Ti dirò, se tu trovi un aspetto negativo, appena mangi buonissimo. Poi ti rimane col sapore chimico. No. Sono di McDonald's. Questo è lo stesso discorso della frittura dei calamari. Ti metti a letto quando non puoi ordinare McDonald's. Mangi queste. Ho capito, ma se devi avere queste però. Vabbè, c'entra pure prima se devi avere quelle della frittura dei calamari. Rimane sempre la frittura a chiosco, capito? Vuoto? Da 5 6 1 Via. Scelgo di nuovo io. Dai, facciamo felice la bambina. Ma che cos'è? Una canta? Morta alla pesca. Stavolta dobbiamo cambiare bicchieri. Ci vediamo dopo. 3, 4, 2.
Allora, Giulia, il nostro cocktail manager, ha già pronti i bicchieri. Il colore è troppo power, eh. È troppo chimico. Ma sai che sembra il ginger? Come si chiama? Ginger. È tipo neon. No, raga, l'odore, ciao. Oddio. No, ragazzi, sono rimasta malissimo. Cioè, la pesca non è arancione. La pesca è color pesca. Il sapore peggio, troppo frizzante. Cioè, la pesca è delicata. Guarda, togli il frizzante, sa un po' di pesca. Sa più l'odore, sa di pesca. Last but not least, il vodo. È vuoto. Vuoto per questa bevanda, per me è un 3. NCS. Non ci siamo proprio. Non ci siamo. NCSP. Non ci siamo proprio. No, guarda, ci... No. SRM. Ma no, perché non impiega la sua intelligenza altro? Così. Dai, Giorgia. Lei ha 2. Addirittura. Lei ha dato 3. Last but not least, scelgo io. Allora, cinnamon bun. Cinnamon, scusate ragazzi. Vai. Cinnamon bun. Oreo. Che vuol dire Oreo? Oreo è detta Oreo. Romana, Oreo. La perché in inglese? Oreo, state Oreo. Buono, ok? Oreo, mi chiamano. Oreo. Oreo, do you have some Oreo? Oh, non mi muoio il setto, non sa di morte l'odore. Io me lo pulisco. A me mi puzza proprio di diavolo. Aprimo l'assaggiamo. Allora. Sa di strudel, il biscotto. So. Prendilo con le unghie. Vedi che è vero. Nel biscotto c'è della cannella. No, non mi piace. Ehi ragazza, tu sei di cannella, come quella Gali cannella. Ti conosco, tu fumi cannella. Ti conosco, tu mangi buono cannella. Sanno troppo di cannella, ma che è? Buono. Questo ti porto la mia amica Franci, ciao Franci. Ciao Franci, voto 7.5. N M P. Aspetta che questa l'ha pensata. P N. Non mi piacciono proprio che niente. Ma quasi, per niente. Non mi piacciono per niente, cioè, sono trash, hanno un sapore trash. Un sapore trash? Ah, sì, un sapore alla selvaggia? Sì. Alla lenticchio? No, se c'ha un sapore alla lenticchio ti dico me lo sbragata tutto il pacco. Nel senso, no. Il mio voto è 3. Last but not least. Basta, stavolta è davvero la fine. Dobbiamo elevare un po' la cosa. Oddio. La cosa migliore e la cosa peggiore no. di questo video assaggi. Sei sicura di volerlo fare? Sì. Inizio io. Ok, così ci penso. La cosa mejor. La mejor sono gli Oreo. Gli Oreo, scusa. Al peanut butter. Al peanut butter. E che è il peanut butter? Non è il burro d'arachidi. Peanut butter. Oh my god. Peanut butter. Al burro d'arachidi. Ah sì. Sì, mi sono piaciuti molto. E il peggio, mi ricordo che avevo dato un non classificato, però non mi ricordo cosa. È popcorn. No, perché adesso al primo impatto mi è da dire la cosa all'aranciata alla pesca. Ci sono rimasta poco male. Però leggevo negli occhi. Vero? Perché c'è gli occhi un po' arancioni. Guarda, cosa è mejor? Ah sì. Cioè questo sì. È addirittura il meglio. È una cosa che non sa di una cosa che promette cosa. Svampa di burro. Sa di burro da morire. Ma non di, non di cose, di popcorn. Ok, quindi questa è la cosa migliore. Mejor carne secata. Perfetto. Tu? Per me, allora io vi dirò. Sono molto combattuta. Dai una, vai, bruciapelo. Questa. Miele mostarda migliore. La peor day one. Dotto pepper. I don't like it. I don't like it. No. Ma non è vero. Non mi è piaciuta neanche per la barba di Merlino. Ho capito bene il concetto. Comunque io mi ero dimenticata, l'unica cosa che non ho ingerito è stato quello buttato. Quindi ragazzi, per me il peggiore era storio qua. Là. Che cavolo era? Cioè, al cinnamon. Dai, raga, per non averlo ingerito io, come mangio pure i sassi, insomma. Allora, mentre Giulia si riprende, il video finisce qua. Vi abbiamo detto tutto. Qualsiasi impressione, senza peli sulla lingua, ve l'abbiamo spiaccicata lì. Così. Detto ciò, io adesso voglio sapere se voi avete assaggiato una di queste cose nella vostra vita. Fateci sapere cosa e come vi siete trovate. Se vi è piaciuto. Quando e perché. C'è anche il perché, vogliamo sapere. Esatto, come siete capitati. Il mio preferito era la cipolletta. Ho mentito. Ma come?
Cioè, la cipolla croccante. Ho capito, ma hai cambiato preferito in 20 volte. Vabbè, era buona. Vi lascio i loro profili Instagram qui, se vi va di seguirle. Giulia mette foto oscene, ma a volte le modifico io, quindi andate a vedere. Sono molto Giorgia forte. Mette foto ogni tre settimane, se vi va andate a seguire, se no neanche se ne accorge. A me seguitemi perché sono io. Beh, sono la vostra ovviamente. Io. Ovviamente. La vostra io. E vi mando un grosso bacio. Lei ce l'ha i peli sulla bocca, però non sulla lingua. Non sulla lingua. E vi ricordo che il mio cuore è vostro, di mia figlia Gwenda, poi vostro, forse anche un po' di Giulia. Dai, sì. Giorgio no. Forse anche un po' di Giordi. Forse anche un po' di, vabbè, troppo. E di Tessa. E di Camilla. Ma poi è vostro. Quindi sì, ci vediamo. Cuore. Cuore. Cappuccio.